cosa meravigliosa. Bravo Beppe! Insomma, questa è già una manifestazione per essere Sondrio. Pensavo non ci fosse tutta questa gente a Sondrio. Invece ci siete, è come se ci siete. Salvaci! Belli, bellissima la piazza, abbiamo anche il Grand Hotel, quei quattro lì, cosa fate? La giuria, cosa fate? Va bene, siamo lì, bello, c'è la Banca d'Italia che dovrebbe sovrintendere, dovrebbe la Banca d'Italia controllarci. L'altra banca, dov'è? Quella è la banca popolare, il credito valtellinese, il debito valtellinese dov'è? Bravo! No, è lì, c'è tutto il concentrato di quello che oggi è l'Italia, le avete tutte le cose, le tutte cause con cause del dissesto, avete tutto. Una, forse non so se sia una fortuna o una disgrazia, per arrivare qua con le strade che avete, sono partito ieri sera. Sono arrivato abbastanza bene. Non so se sia un bene che vi preserva un po' dal casino fuori oppure un male, non lo so, è un'oasi questa qua, la Valtellina, che io conosco ogni tanto, vengo, faccio le mie escursioni, vado a farmi la mia energia con i miei fiumi, con i vostri fiumi, cioè i fiumi, migliaia di fiumi c'erano. Adesso arrivano dei rigagnoli perché qualcuno prende, fa concessioni date così a grandi aziende, energia che viene fatta da voi, voi ci mettete i fiumi, l'energia se ne va, i soldi se ne vanno, è sempre così, ma è sempre la solita storia. È sempre la storia, non sono venuto a insegnarvi nulla, e le cose così noi non contiamo più niente come cittadini, qui le cose devono cambiare e stanno cambiando, signori, stanno cambiando veramente, e allora questo tsunami si sta trasformando in qualcosa, non so dove andremo a finire, non lo so, però so solo che le piazze rigurgitano di persone con uno sguardo diverso. Avete anche uno sguardo diverso, non guardate me solo come un comico venuto qua e siete curiosi di dire che battute faccio. Siete curiosi di capire se questo è un progetto a cui far parte, perché questo movimento si è tramutato in una cosa che non credevo, veramente, si è trasportato in una comunità. Siamo una comunità. Noi del movimento, no, non pensavo minimamente. Abbiamo un giro col camper, l'avete visto là? Un camper che mi hanno prestato. Giriamo, ci danno prosciutti, formaggi, ci danno i pizzoccheri, le cose. Io ho fatto 100 litri di gasolio 3 ore fa, ho dato 2 salami, un formaggio in cambio e mi hanno fatto 100. Vado a dormire da amici, a mangiare da amici. Le persone che sono con me, lui Salvatore sta mandando in streaming questa manifestazione, è un ingegnere elettronico, ha preso le ferie dalla sua azienda in aspettativa e viene gratuitamente nel mio furgone. C'è Pietro, c'è Walter, tutti in forma gratuita. Chi ha montato il palco l'ha fatto così per dare una mano, chi ha montato le luci. È pazzesco, è questo che deve diventare l'Italia. Signori, siamo sull'orlo veramente di un disastro. Se non ci diamo una mano l'uno con l'altro è finita. Guardate che io giro l'Italia, è un'ecatombe di gente che chiude, di attività che chiudono, i centri delle città chiudono, i piccoli commercianti sono in crisi, gli italiani vanno a mangiare alla Caritas, alla mensa della Caritas, non gli extracomunitari, famiglie di italiani con lo sguardo basso. Ho visto centri chiudere a Firenze, mi ha abbracciato un cinese, mi ha detto non ce la faccio più neanche io, un cinese. Qui c'è qualcosa che non quadra, la gente si ammazza perché perde il lavoro, perché sta lavorando, non si capisce più che paese è questo. E allora vedendo tutte queste robe qua e poi aprendo la televisione vedendo queste facce da culo che dicono cose, soluzioni, creano soluzioni ai problemi che hanno creato loro. È incredibile, i girotondi che fanno, dicono una cosa al mattino, ne dicono una contraria alla sera, non si parla più dell'antipolitica in televisione, saltellano nei talk show, saltellano di qua e di là, il nano è uscito dal sarcofago, l'hanno fatto uscire e vanno in talk show a dire ti do l'IMU, ti do indietro l'IMU, ti ci metto, te lo do in contanti, ti ci metto un set di pentole, l'unica cosa... Se credete ancora a Berlusconi, allora dovete credere che Mastro Lindo è vivo, va bene? Allora, e queste cose, non si parla più dell'antipolitica, la parola antipolitica non c'è più. Cosa fate laggiù, qua?
Ma venite giù, anche te da solo là. Buttati giù, cos'hai da perdere, dai. Allora, dicono tutto il contrario di tutto. Io non riesco veramente, l'antipolitica sono diventati loro. Sentire il PDL che dice che non vogliono condannati nelle liste. E allora chi si candida in quelle liste lì se non ci mettono i condannati? E allora vedere tutta questa roba qua, Berlusconi se vuol fare un'opera pia per la nazione, invece di restituire l'IMU, deve restituire invece la differenza di quello che ha preso quando D'Alema gli ha dato gratuitamente 3 concessionari TV in cambio dell'1% del fatturato. La media è il 30%. Se vuole fare una bella cosa, che restituisca il 29%. E allora, sono palle. Io sono stufo delle palle. Ci stanno attaccando, sono terrorizzati da qualcosa. Forse hanno dei dati che noi non abbiamo. Repubblica ogni giorno ci attacca in una maniera. Oggi si sono dimenticati su Repubblica, sul sito, hanno pubblicato le tabelle con i simboli dei partiti. Bene, in 11 regioni si sono dimenticati del nostro simbolo. Sono, vuol dire, in preda a qualche cosa di incredibile, in preda a qualcosa, i titoli. 2-3 giorni fa ero prima pagina con scritto Grillo incita Al-Qaeda a bombardare il Parlamento italiano. Ma sono, come fanno a fare queste robe qua? Ma seriamente, mi sono arrivate 500.000 mail con scritto dai, forza, insisti, che forse ci siamo. Quindi gli si rigira contro. Guardate, io veramente dobbiamo fare una cosa, dare un segnale forte. Noi dobbiamo ripartire da zero, dobbiamo riavvolgere il nastro. Ormai sta cadendo tutto, sta cadendo a pezzi tutto. Il celeste, Formigoni, il celeste, inquisito è ancora lì. Cazzo, il Papa dà le dimissioni e lui è ancora lì. È pazzesco. Questo Papa, che non so come mai l'abbia fatto, non voglio neanche pensare minimamente che ci siano delle concause col Monte dei Paschi di Siena per le tangenti del Banco Ambrosiano passate attraverso l'euro. Non lo voglio pensare. Penso che sono un uomo stanco e ha dato le dimissioni perché è tedesco. Perché i tedeschi sono così. Il ministro della giustizia e ministro della difesa qualche mese fa hanno dato le dimissioni perché la rete è andata a vedere la loro tesi di laurea, che ne avevano copiato un pezzettino, e per un tedesco do le dimissioni. E capisci? E qui Formigoni ride con i suoi cazzo di ospedali, ha fatto diventare la Lombardia un pronto soccorso. Il 70% del PIL di tutta la Lombardia è curarsi. Vi chiudono i 3 ospedali in Valtellina e ne aprono una Lecco loro. Allora i valtellinesi devono andare a farsi curare nei loro ospedali con i loro direttori sanitari, con i loro direttori nominati dalla politica. La politica, no, i partiti, sempre i partiti dentro. Finmeccanica, amministratore delegato, arrestato, il partito ce l'ha messo, il partito della Lega ce l'ha messo. Allora vai a vedere, di nuovo, l'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, di nuovo, c'è dentro il Ministero del Tesoro, di nuovo chi c'è? Scaroni, di nuovo inquisito per corruzione, era già stato, aveva già patteggiato per corruzione quando era alla Tecnica, che corrompeva i funzionari dell'Enel. E allora per il referente, che aveva delle referenze così, uno che corrompe i funzionari dell'Enel, che cosa fa? Diventa amministratore delegato dell'Enel, perché siamo così. E allora basta, i partiti, basta, bisogna dare un segnale, devono andare a casa tutti, fuori, basta. Mi sembra un po' populismo? È populismo, tutti fuori, destra, sinistra, centro, la stessa cosa. Non vedi che fanno tutto e non cambia nulla? E di nuovo si allenano tutti contro di noi, hanno paura di noi, hanno paura del movimento. Perché hanno paura? Guardate che è meraviglioso, noi usiamo queste tecnologie qua, usiamo Twitter, usiamo il download, usiamo questo, siamo in diretta, quanti siamo? 5.000, ora qui saremo, non so, 300 secondo la questura, fammeli contare, 320, bene. Più le piazze si riempono, più i sondaggi nostri diminuiscono, sono penosi.
hanno un terrore folle, non viene nessuno, nessun politico viene in una piazza, vanno in televisione a raccontare palle perché non possono essere smentiti, vogliono un confronto con me in televisione, io non vado a parlare con questa gente morta, se vogliono un confronto vengano sulla piazza qua davanti a voi, non davanti ai giornalisti. Ma è incredibile. Allora bisogna fare presto, bisogna fare presto, siamo in emergenza. Io ho il cuore veramente che veramente stretto di una morsa, perché si incatenano al parco, perché mi mandano biglietti. Se venite nel camper sono pieno di biglietti di scasi personali, non ce la faccio più, 300 euro devo vivere, licenziato mio marito con due figli, non riesco più a avere questo peso addosso. Bisogna fare presto, nessuno deve rimanere indietro, bisogna trovare parole nella politica come solidarietà, come stare insieme, come i nostri padri dopo la guerra. Siamo in guerra, siamo pieni di macerie, ancora peggio del dopoguerra, pieni di macerie economiche, politiche, sociali, uno contro l'altro ci mettono. E allora bisogna trovare la prima cosa da fare immediatamente, loro se ne devono andare subito, ma prima di andare abbiamo diritto a una piccola verifica fiscale sui loro conti, come hanno fatto sui nostri, la verifica fiscale. Abbiamo già il software. Guardate che è semplice, incrociamo un po' di dati. Loro hanno fatto il redditometro, noi faremo il politometro. Patrimonio del politico quando è entrato in politica. Patrimonio del politico quando il 27 porterà via i coglioni. Forse anche il 26. Patrimonio del politico durante l'attività della sua politica, e se il dato non è congruo, questa parola terribile, prenderemo dei provvedimenti come stanno prendendo, la magistratura interverrà e ci andiamo a riprendere quello che hanno rubato e spolpato a questo paese, i loro loft, le loro torri, i loro uffici, i loro conti all'estero. Ma Dio mio, hanno fatto il redditometro su di noi in un momento di crisi, in un momento agghiacciante, i consumi sono quasi scomparsi, solo l'idea del redditometro ha pianato tutti i consumi, solo l'idea, ma è possibile, fanno un'indagine sulla mia famiglia, sulla tua famiglia, uno studio di settore sulla tua famiglia e sulla mia, dove ha speso quei 1.000 euro 6 mesi fa? E me l'ha dato il mio nonno, dov'è suo nonno? È morto. Dov'è la tomba? Noi dobbiamo dare conto ai soldi nostri, come spendiamo i nostri soldi. Ma dobbiamo rovesciare l'onere della prova. Sono loro che devono dar conto come spendono i nostri soldi, non noi, i nostri. Allora è pazzesco. Siamo senza Stato, non c'è più lo Stato, signori. Non ve ne accorgete che non c'è più lo Stato. Siamo in mano alle banche, in mano a 350.000 leggi. Se non hai un avvocato non sopravvivi. Ma chi è che può sopravvivere con 350.000 leggi? E allora la cosa, immediatamente bisogna fare queste riforme subito. Un reddito di cittadinanza immediato. Non è una panzana messa lì. Gargamella del PD ha detto... Gargamella è uguale al mago dei puffi, quello che succhia la linfa dei puffi e non azzecca una, è lui che ha detto: se mi attaccate sul Monte dei Paschi vi sbrano con le gengive. Ma come fai a sbranare? Nel Monte dei Paschi io ci sono andato, signori, ci sono andato, ma non per prendere voti, non ve lo dico così, l'ho sempre fatto, chi ha visto i miei spettacoli lo sa. Grido, faccio, poi faccio le cose per curiosità. Parlavo della Parma 2 anni prima che fallisse, e sarebbe bastata una televisione, un piccolo telegiornale che avesse avvisato di non comprarle più le azioni Parma, avrebbero salvato 30.000 famiglie. E allora io perché potevo dirlo? Perché erano tutti loro sulla busta paga di Tanzi, io no, anche perché non mi ha fatto nessuna offerta, se no chissà. Allora ho preso il premio europeo, eroe europeo 2005 dal Time, io un comico, sono andato a Londra a prendere il premio, c'era Bono degli U2, c'era Nelson Mandela, insieme a Nelson Mandela io, mi ha detto, appena mi ha visto, mi ha detto, allora Beppi,
C'è Don Nelson, cosa fai qua? Cose da fare. Prendevo due azioni, comprendevo la macchina a idrogeno, ve lo ricordate? Ho preso una macchina, un litro 100 km, l'ho portata davanti ai cancelli della Fiat. Ho detto, 10 anni fa, ho detto, se non producete una macchina così, chiudete fra 10 anni. E i sindacati mi hanno mandato via. Sindacati, CISL, UIL, CGL, complici dei partiti del disastro del lavoro in questo paese. Ecco, lo sapete. Lo sappiamo tutti, non dico niente di strano. Poi compravo due azioni e andavo alla Telecom. Andavo a cacciare questa gente, a dirgli di tutto. Avevano intercettato telefonicamente migliaia di persone. Tronchetti Provera se ne andava, lasciando una delle più prestigiose aziende che ci ha portato al 30° posto come velocità di download. Parlo di Telecom. Spolpata di tutto, siamo 28°, hanno più velocità del download i tunisini, in Tunisia ci guardano così dicendo come siete lenti. Allora se ne sono andati, licenziando 30.000 persone, spolpando un'azienda meravigliosa, e i tronchetti se ne andavano con paghe, paghette da 100, 120 milioni di euro. Adesso siamo insieme ai comitati, qui in questo momento in Svizzera stanno facendo dei referendum insieme alla Chiesa svizzera per togliere queste paghette enormi degli amministratori delegati che arrivano nelle banche nostre, Unicredit e Fiat, arrivano a 1.750 volte la paga di un operaio. Basta queste cose qui, deve finire, abbiamo bisogno, siamo in crisi, la forbice 1.12, 1.12, più di 12 volte nel tuo operaio non puoi guadagnare, fine. Ma dov'è questa scritta? Dov'è scritto? Vai per la Mitsubishi, vai nelle aziende coreane, 1.30, 1.20. Che cosa significa? Che cosa significa? Basta. Allora bisogna fare immediatamente un reddito di cittadinanza, il lavoro, tutti che chiedono lavoro. Tu mi guardi così, io ti vedo che mi guardi così, hai un'espressione che non mi piace, hai un'espressione come dire tanto è lo stesso, siete tutti uguali, è vero, lui con la sciarpa, tu cosa ti giri, sei tu, con la sciarpa, un colore così di sciarpa, no, ma sei daltonico, cazzo, è merda di gatto, proprio. Allora, e tu c'hai il cappellino uguale alla sciarpa, allora, il discorso, basta. Signore, un reddito di cittadinanza, il lavoro. C'è un dibattito su tutti i giornali tedeschi, i 50, 100 economisti più prestigiosi in Germania stanno dicendo che senza l'abbassamento dell'orario di lavoro il lavoro sarà finito. Bisogna abbassare le ore di lavoro per lavorare tutti. E in questo momento stanno dibattendo in Germania questi problemi. Noi stiamo dibattendo di cazzate di questa gente qua, sei una tigre? No, io sono un tigrotto, tu sei un leopardo. Allora, signori, allora se non facciamo questo non andiamo da nessuna parte. Ci metteremo 20 anni, arriviamo a 30 ore settimanali, arriveremo a 20 ore settimanali, dimezzeremo l'uso dell'energia, dei materiali pro capite. È di questo che parla la politica internazionale. E noi cosa facciamo? Il lavoro, dammi il lavoro. Il lavoro è una parte importante della tua vita, non può essere tutta la tua vita. Una parte, guardate il PIL, il prodotto interno lordo, il lavoro è un terzo di quel lavoro lì, un terzo del PIL, e fare lavori che crollano, fatti male. E allora facciamo lavori per fare delle cazzate, e un terzo dell'altro PIL, e fare le riparazioni alle cazzate che hai fatto, è sempre un lavoro in più, quindi il lavoro giusto è un terzo, limitiamoci a fare quel terzo lì, sarebbe bellissimo, no? Facciamo le cose utili. E invece il lavoro, arrivo dal Sulcis, arrivo dalla Sardegna, 1.300 euro al mese per cavare carbone a 1.500 metri e morire di silicosi a 50 anni, è quello il lavoro. Il lavoro qual è? Fai studiare i tuoi figli, ti fai un culo così, li fai laureare, il triennio, il master, tornano e pensare qua devono andare in un call center a 500 euro al mese che ci vanno i figli della Fornero a fare questi lavori. E allora... Populista, sì, il lavoro. Allora, perderanno il lavoro, perderemo il lavoro in tanti. Perderanno il lavoro in tanti adesso. Tutte le realtà che sto girando stanno chiudendo tutte le aziende. Ci siamo, un terzo delle nostre piccole e medie imprese non ci sono più. 1.000 imprese al giorno finiscono in questo paese. È incredibile. La nostra forza vitale, la nostra genialità del piccolo imprenditore, via, se ne va così.
Ma stiamo scherzando? Allora bisogna tenere in piedi le persone, non le cose. Le piedi con un gettito minimo di sopravvivenza, un reddito di cittadinanza. Come nei paesi civili. Ti do 3 anni di tempo, 1.000 euro al mese. Non hai lavoro, stai a casa. Lo cerchi. Lo Stato, quando sarà diverso lo Stato, quando ci saranno i cittadini dentro lo Stato, quando nei corsi di formazione e quando negli uffici di collocamento ci saremo noi, questi ragazzi qui, con i computer, con la trasparenza, ti verrà offerto 3 lavori. Se non accetti 3 lavori, ti tolgo il sussidio. Come in Germania, in Olanda, in Svezia, come nei paesi civili. E Gargamella? E Gargamella cosa dice? Gargamella dice, questo è un demagogo, ci vogliono i soldi, non ci sono i soldi, siamo pieni di soldi mal riposti, allora ce li andiamo a prendere, cari signori. Primo, ce ne andiamo a prendere un sacrificio, o ci attendono 5 anni di sangue, o lo facciamo tutti il sacrificio, o non lo fa più nessuno. Allora è inutile andare a prendere i soldi ai paraplegici, alla SLA, alla scuola, alla sanità, è inutile. No, li andiamo a prendere, ci sono i soldi, 3,5 miliardi di rimborsi elettorali, via, con effetto immediato, appena entreremo noi, basta, ce li danno indietro. Indietro, sono soldi appartenenti alla gente. Abbiamo fatto un referendum per non dare soldi ai partiti. Hanno cambiato il termine. Ecco, la truffa semantica, rimborsi, invece che sovvenzioni o finanziamento, rimborsi. 3,5 miliardi, via. Però ti dicono, come si fa a far politica senza soldi? Ditemelo che scendo giù. Ecco, vi va di lusso che ci sono le transenne. L'hanno messa per proteggervi da me. Allora, e noi come abbiamo fatto? 3 anni. In 3 anni, signori, il movimento è nato a ottobre di 3 anni fa. Signori, senza soldi, senza chiedere un euro a nessuno, facendo i 2 euro, i 3 euro, vendendo le magliette, e così facendo anche lavorare i bambini piccoli. Cioè, no, ancora non ce l'abbiamo. Però senza chiedere niente a nessuno. Con le televisioni contro, con le televisioni che vengono qua, si mettono sotto, fanno una ripresa dal basso verso l'alto a me, in modo che io risulti da solo nell'immagine. Poi la piazza, se ve ne andate, fanno 2 riprese della piazza e fanno il servizio. Questa è la nostra RAI, questa è la RAI. La RAI, noi la prima entreremo, se entreremo nel Parlamento faremo subito cancellazione di 2 reti, ne basta una RAI senza pubblicità e senza partiti dentro, saremo orgogliosi di pagarla. Basta, non ci sono i soldi. E noi in 3 anni senza soldi, con le televisioni contro, con i giornali contro, in 3 anni senza chiedere un euro a nessuno, il movimento è diventato la terza forza, la prima forza politica del paese. Megalomani, me lo dovete gridare, c'è Rete 4, non l'avevo visto. Tu cosa sei? Austria, vedi? Austria, ho benzina velaina glassa, mi zucchero da vaso, mi scende calda il zucchero. Allora, cosa c'è? Allora, vengono tutte le televisioni del mondo, austriaci, l'altra volta c'erano i danesi, gli olandesi, i norvegesi, gli americani sono impazziti, perché è venuto fuori un documento dell'ambasciatore americano del 2008, mi avevano detto di non dire niente, non avevo detto niente, ma l'ambasciatore americano nel 2008, per capire la situazione politica qua, ha chiamato me, e l'ambasciatore mi ha detto, mi spieghi che cazzo fanno questi qua, perché non capiamo più niente. E allora, noi siamo una forza senza soldi, un miracolo, e vengono a riprenderci per la semplice cosa che senza soldi abbiamo fatto le elezioni online, col computer, elezioni online, meravigliose, e non ditemi che i poveri pensionati, io sono un pensionato, i poveri pensionati non vanno su internet, quindi perché non va in televisione? Signori, è sbagliato questo concetto. I pensionati ci vanno in internet, come? Io ho 65 anni, non sono un pivello, ho dovuto imparare, avete i nipoti, ma adesso è il contrario, sono gli anziani che insegnano ai nipoti ad andare su YouTube e su internet, perché abbiamo fatto 2 indagini dopo mezzanotte, su internet sono solo pensionati, eh? Dite di no? Ah, e allora,
E allora è bellissimo, senza tirar fuori un euro, chiedere un euro, mi sono seduto in casa mia, poi arrivo, Leonardo da Vinci. Allora, mi sono seduto e ho scelto i miei candidati nella mia circoscrizione, la Liguria. Meraviglioso, erano 25, li ho guardati, ho guardato il curriculum, ho guardato le facce. Ho detto sì, ho dato 3 preferenze a una professoressa mamma di 3 figli, a un precario di 25 anni e a un ingegnere, senza chiedere un euro a nessuno. Ed è venuto fuori una cosa meravigliosa, tutti i nostri capolista in tutta Italia sono per la maggior parte donne. Noi probabilmente metteremo in Parlamento più donne che uomini, questa è una grande conquista della democrazia, cari signori, e ce l'avete dietro quello che dico. E qua dietro non ci sono capitani di industria, figli di grandi avvocati o campioni di canoa olimpionici, sono persone normali, incensurate, che si diminano lo stipendio, che faranno 2 legislature e torneranno a fare quello che facevano prima. Ce ne avete qui, ma quale partito vi fa vedere prima quelli che dovete votare? Ce l'avete qui, sono qui, della Lomellina, sono lombardi, sono anche di questa città, eccoli qua, li potete amare, contraddire e criticare e al limite non votarli perché non vi piacciono, ma questa è la democrazia, eccoli qua. E donne, ci sono donne meravigliose, ora donne, 1, 2, 3, 4, no, no. Vabbè, dove sono le altre? Ci sono. Ci sono. In Lombardia il 67% di quelli capolista sono donne. Ma sono, non sono donne con le labbra di polistirolo e i culi di tungsteno. Sono donne che lavorano, donne che tirano su figli, famiglia, donne che si fanno un culo così, dalla mattina alla sera. Ecco le donne del movimento. Ma è una meraviglia. E questo non è un cambiamento. Allora, voi siete in mezzo a una rivoluzione straordinaria, non di politica, di cultura, di cervello, di pensiero. Siamo costretti. E allora il reddito di cittadinanza lo facciamo subito. E la seconda cosa che dobbiamo fare, i soldi ci sono. Allora accorpiamo i comuni sotto i 5.000 abitanti, ma solo come amministrazione, non cancellare Pedersina, come si chiama? Qui c'è Pedesina, 23 sono, 22 sono impiegati al comune. Ci ho parlato uno che l'ha lasciato fuori per far vedere che ci sono i cittadini normali. A Monterone, provincia di Lecco, sono 31, vogliono farne fuori 2 per essere meno di Pedesina. Allora, togliamo le province, sono 11 miliardi, ne spendiamo 4 per ricollocare il personale, ne prendiamo 7. Togliamo il doppio stipendio, il doppio incarico, i vitalizi, le auto blu, sono miliardi, noi l'abbiamo già fatto, non sono venuto a chiedervi voti, l'abbiamo già fatto, andiamo a prenderli i soldi, andiamo a prendere 98 miliardi di evasione fiscale delle slot machine, delle concessionarie di Stato dove sono dentro PD, PDL, UDC e destra e sinistra. 98 miliardi, sono 4 finanziarie, te ti chiudono l'azienda, se non paghi le tasse arriva Equitalia che ti stende. E noi abbiamo un colonnello con una task force che ha indagato e ha trovato un'evasione di 98 miliardi e 98 miliardi sono rimasti lì. Se n'è andato il colonnello, se n'è andato la task force, questo è il nostro paese. I soldi ci sono, e come se ci sono? Allora torniamo, 600 milioni in Afghanistan, le nostre missioni di pace. Le missioni di pace le fanno in Italia, non all'estero. E non cambiano le parole perché non sono missioni di pace. Troviamo F-35, fate vicino a Novara, le ali. Miliardi li trovano, trovano i miliardi per fare 2 sommergibili. Togliono i soldi alla scuola, alla sanità. Tolgono la linfa vitale di questo paese. Per che cosa? Ci sono i soldi, è come se non ci sono. Allora, ma ci sono, qui siamo di fronte, ad esempio, al più grande scandalo finanziario della storia della Repubblica. Io ho comprato 2 azioni, sono andato a parlare al Monte dei Paschi. Avevo 5 azioni al Monte dei Paschi, ma mi ha fatto perdere 28 euro. Sono di Genova, io ci tengo. Sono andato al consiglio degli azionisti, mi sono presentato, dove sono i miei 28 euro? Se andate a vedere, mi sono messo la giacca, la camicia, non ho gridato, sono andato a vedere questa banca, la terza banca d'Italia,
la terza banca d'Italia, ma è la stessa storia del credito valtellinese, è la stessa storia. Sono andato lì, c'erano gli impiegati con gli occhi gonfi perché sanno che 4.000 andranno, come qua, lo sanno già, vi tengono in scacco il ricatto del lavoro. Bene, con gli occhi gonfi perché? Perché si erano anche disintegrati i TFR, come questa banca qua, perché ha perso il 90%, e la stessa Monte dei Paschi ha perso il 90%, costava 5 euro ad azione, adesso 0,22. Hanno perso tutto, i piccoli azionisti il loro risparmio, gli unici tranquilli, belli, che si sorseggiavano la loro minerale, era il consiglio di amministrazione, Profumo, uno vissuto a pane PD, che si scambiavano la minerale, ne vuoi ancora un po', la vuoi gasata o no? Al presidente, no, dammela come c'è. Questi discorsi che facevano, sapevano già come andava a finire, sapevano già che mandavano a casa migliaia di persone e loro se sarebbero andati con un bonus di 20, 30 milioni di euro, sanno già e hanno preso. Io sono andato lì e dite: avete preso una banca, la più antica del mondo, una banca che valeva 20 miliardi prima del 95, 20 miliardi di euro, adesso meno di 2 miliardi è impicchiata. Avete preso. Dopo il 95 avete fatto una fondazione, ci avete messo tutto il PD e tutti i DS dell'epoca, tutto il PD dentro. Avete preso beni che non erano i vostri, palazzi, tenute, casse di risparmio, delle cose meravigliose, che era proprietà dei toscani e dei senesi, non vostri. Le avete presi e le avete aperto al libero mercato. Il libero mercato, mi viene da ridere. Hanno messo lì gnutti, hanno messo lì gli speculatori, i grandi speculatori con le pezze nel culo, a Caltagirone, questa gente qua, e si sono spolpati tutto. Non c'è rimasto più niente. E io dico: guardate, poi avete preso una banca per fare un po' di combutta col Veneto e con i leghisti. Avete comprato l'Antonveneta. L'Antonveneta costava 3. Valore 3 miliardi pagata a 10, a chi, dove sono andati i 7 miliardi di Cagnotta? Dove sono? E avete preso una banca da 3 che aveva a sua volta un debito di 7, quindi 10 meno 3, 7, più 7 di 10, 14. E io ho detto: avete un buco di 14 miliardi di euro. Profumo mi guarda e mi dice: buco? Direttore, le risulta un buco? Così ancora ti prenderti per il culo. E meno male che ho detto 14, perché mentre parlavo la magistratura era già indagava da 3 anni e il giorno dopo, non so se era mia comparsa o meno, ma il buco non era 14, è arrivata a 21 con tutte le tangenti. Tangenti che si dice passassero attraverso, per prendere l'Antonveneta, attraverso lo yacht del Vaticano, non c'entrano con le dimissioni dell'amministratore delegato adesso del Vaticano, però, no, non c'entrano. No. Non c'entra. Adesso non si sa che fine farà. Farà la fine di Lusi, Ratzinger. Lo tengono in ostaggio a Castel Gandolfo. Non esce più, tutto tranquillo. Ecco, allora così. Allora ha messo lì un amministratore, Mussari. Mussari non sa neanche fare un bonifico, l'ha detto lui. Ci mettono gente di partito messa lì che non serve che sappia fare. Deve fare quello che gli dicono. Questa è l'Italia, no? E allora, vogliono adesso, gli abbiamo dato 3 miliardi e 9, un IMU di un anno così messa lì, gli diamo i nostri soldi. Noi non possiamo far fallire la terza banca d'Italia, che era la terza banca, il Monte dei Paschi, non si può far fallire neanche il credito valtellinese, perché fallirebbero le famiglie con i conti correnti, non può fallire una banca. Allora questa banca non si finanzia con i soldi pubblici così, questa banca si chiude, si statalizza, diventa nazionalizzata come hanno fatto in Inghilterra con la Rocky Bank, hanno nazionalizzato, non ci ha trovato strano nessuno, nessuna cosa strana, ce la prendiamo noi, aspetta, ce la prendiamo noi con tutti i debiti che ha, benissimo, ce la prendiamo noi a due condizioni, che si apra immediatamente un'inchiesta per mettere sotto processo tutti i vertici del PD dal 95 a oggi, che si apra un'altra inchiesta per mettere sotto processo chi doveva controllare, ha fatto finta di niente, la Banca d'Italia e la Consob, e poi allora capisci perché hanno fatto lo scudo fiscale, capisci per chi era lo scudo fiscale. Sono tutti d'accordo, PDL e PD-L, hanno sempre fatto finta di bisticciare sulle donne di Berlusconi, questo puttaniere qua, che cosa vuoi che faccia? Non puoi accusarlo di eccesso di puttane, uno così. Allora,
E allora ha sempre fatto finta, poi erano d'accordo. Infatti il PD non è andato a votare lo scudo fiscale in massa. Poteva cadere il governo se andavano lì in massa a dire di no a una delle più vergognose leggi che abbiamo fatto in questo paese. Sanare tutti i soldi con 5% di tasse. A te ti ammazzano, arrivano al 70%, chiudi perché non ce la fai. Allora il 5%. Allora ci prendiamo questo, mettiamo sotto indagine questa gente qua e poi rendiamo pubblici nomi e cognomi di chi ha fatto lo scudo fiscale, vedrai cosa esce. E cazzo, ma io se fossimo stati in un paese normale, il nostro Presidente della Repubblica avrebbe dato un pugno sulla scrivania e avrebbe gridato fuori i nomi, invece ha detto ci vuole la privacy. Bravo. Sono stufo di vivere in questo paese. Sono stufo, come voi, sono stufo, mi vergogno, sono stufo di aver paura del mio paese, di vivere con l'ansia, di tramutare questa disperazione in paura. Abbiamo paura di tutto. Hai paura della cassetta delle lettere, vai a vedere al mattino, una volta c'erano le cartoline degli amici, saluti dalla Valtellina, adesso esce una roba che dice, cazzo è questa roba qua? La spilli come a poche. Basta, basta, ma sì. Allora bisogna, dopo il reddito di cittadinanza, ma veramente, ce l'hanno in tutti i paesi, fare e dare sollievo e fiducia e incrementare la piccola e media impresa. L'abbiamo già fatto. Signori, le utopie, ogni tanto questi sogni diventano realtà, ogni tanto, ogni 100 anni forse. Io avevo un sogno insieme a Casaleggio, un sogno di cambiare attraverso la rete e la nazione. Forse questo sogno è già condiviso con milioni di persone, forse non è neanche più un sogno, ma è il segreto della vita, condividere con gli altri una cosa, ma è meraviglioso. Ma non vi vedete? Non mi vedete al ghiaccio? Ma è meraviglioso! Ero a Trento, c'era 4 sotto zero, 15.000 persone. Gli ultimi 4 li hanno scongelati ieri mattina. Sono rimasti neve, tormente, vado! Un bambino sono, guardatemi! Potevo starmene a casa, mi avete fatto vivere in una maniera meravigliosa per 41 anni. Potevo starmene lì a vedere i miei figli che se ne andavano dall'Italia e dire vai, ti aiuto, vattene da questo paese di merda, ce lo sei! Potevo starmene lì, ma mi sono sentito un verme a stare lì. Ho detto devo per forza contraccambiare qualcosa. Ed è la cosa più bella che ho fatto nella mia vita, contraccambiare qualcosa che mi avete dato. Ma allora no, ma non posso farlo solo io. Lo dovete fare voi anche. Ognuno di noi deve dedicare agli altri un po' del proprio lavoro, un po' del proprio tempo. Ognuno, che faccia il comico, il commercialista, il radiologo o l'elettricista o l'idraulico. Ognuno di noi, un pezzo di nostra vita agli altri, è fantastico, vi garantisco che è fantastico. E io stavo con le pantofole lì a 65 anni, mi sono alzato e ho detto, ma andiamo un po' a vedere in Sicilia cosa succede. Mi sono buttato a nuoto nello stretto di Messina, scommettevano che mi veniva un infarto nei primi 500 metri, ma scommettevano. Io sono arrivato di là e ci ho messo anche 20 minuti meno del traghetto. Siamo andati là, mission impossible, prendersi la Sicilia, ce la siamo presa. Siamo di il sogno, diventa un'utopia concreta. Nessuno ci poteva credere in Sicilia, la mafia, il voto di scambio. Ma non è merito mio, merito del movimento, è merito della crisi. Il voto di scambio non c'è più, perché non ci sono più i soldi, ti danno il lavoro, ma lo stipendio ce lo devi mettere tu. E allora che cosa è successo? Che in Sicilia siamo diventati il primo partito in Sicilia. Abbiamo messo 15 cittadini meravigliosi siciliani dentro il Parlamento siciliano, che è la prima cosa che hanno fatto. Si sono decurtati lo stipendio da 20.000 euro al mese a 2.500 netti al mese. E la differenza l'hanno messo in un conto della regione. E con quella differenza fanno microcredito alle piccole e piccolissime aziende siciliane. L'abbiamo già fatto. E ve lo dico con orgoglio. E guarda se ci segue qualche partito. Guarda se ci segue. Noi abbiamo già detto no. Se entrassimo oggi in Parlamento avremmo diritto a 100 milioni di rimborsi elettorali. Abbiamo detto di no. E lo sappiamo e siamo tutti convinti perché non sono soldi nostri. E dire di no per me che sono di Genova, lo capisci cosa in casa mia non mi parlano più. 100 milioni di euro, ma ci possiamo ripensare un po', perché, vabbè, allora, ma l'abbiamo detto, ma è una cosa, allora la piccola e media impresa, l'abbiamo fatta in Sicilia, lo dobbiamo fare immediatamente, spariscono così,
Ma spariscono, ma io giro, ma trovo delle cose. Vado a Pesa, arriva un imprenditore, 80 operai, mi dice un po' di crisi, ma io dico, cosa fai? Facciamo degli iniettori esagonali per lo shuttle. A Pesa, no? Abbiamo queste realtà qua. Allora bisogna immediatamente. Ho visto i piccoli imprenditori e medi imprenditori hanno voluto un incontro, perché adesso cominciano a capire che il carro è questo qua. E allora, però non mi hanno fatto una domanda, hanno voluto, ci siamo conosciuti, hanno visto cosa ho scritto sul blog, sono d'accordo, ci siamo conosciuti, poi che loro ci votino, no, non mi interessa, noi il nostro programma per la piccola impresa ce l'abbiamo, e mi è piaciuto il contatto, ci siamo conosciuti, non mi hanno chiesto come altre categorie, notai, farmacisti, commercialisti, sono, perché abbiamo questa testa qua. Arrivano i farmacisti e dicono, tu, senti, noi siamo 25.000, che se vai su che cosa farai per i farmacisti? Guarda, hai sbagliato domanda, devi sapere tu cosa farai per la tua categoria e per fare qualcosa devi venire nel movimento, iscriverti, fare, collaborare con gli altri, metterti ai voti e se sarai votato come portavoce del movimento entri in Parlamento e fai le cose per la categoria tua. È diverso il concetto, abbiamo ancora questo dentro, cosa farai se nella mia categoria, cosa farai per me? Questo deve finire, signori. Dare la delega a qualcun altro ci ha ridotto così, basta dare deleghe, rischiamo il culo tutti qualche cosa, non abbiamo più niente da perdere. E allora Pietro, la piccola e media impresa, ci siamo permessi insieme agli imprenditori di mettere giù due cose, una delle cose che l'Austria non ha, la Norvegia non ha, l'Olanda non ha e l'Inghilterra non ha. È una cosa fondamentale per noi, fondamentale. È il Made in Italy. In Australia ci chiedono, avete un valore aggiunto che non ha nessuno, quasi nessuno nel mondo, e lo buttate via. Allora, prima regola, attribuzione del Made in Italy solo alle aziende che producono in Italia. Basta. Solo aziende che producono in Italia. È incredibile. Siamo il secondo produttore al mondo di olio d'oliva. Secondo produttore dopo gli spagnoli di olio d'oliva, il più buon olio del mondo, e siamo il primo importatore di olio d'oliva del mondo. C'è qualcosa di stonato, arriva tutto l'olio di merda qua, lo tagliamo col nostro, ci mettiamo un bel Made in Italy e se ne va con un euro al litro in più. Devono finire queste cose, è un valore aggiunto fondamentale. Crediti dallo Stato in pagamento entro 60 giorni, anche superiori ai 2 milioni di euro. Crediti, la gente chiude perché lo Stato gli deve i soldi, più di 80 miliardi che non riesce a pagare. Chiudono per credito, non per debito. Accorpamento e semplificazione degli adempimenti fiscali. Non puoi vivere nell'ansia. Ogni volta una roba, è l'INPS, è una cosa, poi arrivano studi di settore. Ma che cazzo, cosa vuol dire? Semplificare, stiamo facendo la legge fiscale con Marongiu, il più grande fiscalista che c'è oggi, ha 80 anni, ma è il più grande fiscalista che c'è, Marongiu dello studio Uckmann, perfetto, ci stanno facendo, dice delle cose sensate. Allora semplificare, non possiamo andare avanti con 350.000 leggi. Non c'è giustizia con 350.000 leggi. Se devi avere un avvocato come Ghedini con 350.000 leggi. E allora quest'ansia delle tasse, io vado dall'ufficio delle imposte, vado dall'agenzia delle entrate e dico, cara agenzia, che documenti vuoi per la mia dichiarazione? Ti porto tutti i documenti che mi chiedi, poi me la fai tu la dichiarazione, ti pago anche 200-300 euro, la fai tu, e dopo che mi hai fatto tu la dichiarazione dell'anno, in quell'anno lì almeno non mi rompi più i coglioni e mi dai respiro. Marongiu, che è un fiscalista, dice 4 anni. Io mi ero mantenuto basso. 4 anni, così gli eserciti di indagatori possono avere il tempo di indagare su veramente chi evade le tasse. Bene, accorpamento e semplificazione degli adempimenti fiscali. Diminuzione graduale della tassazione sul reddito d'impresa. Non può arrivare al 71%. Non puoi, per forza poi ce ne andiamo in Svizzera. La Svizzera vai lì 3 mesi, non ti tassano, se reinvesti non ti danno imposte, ti fanno i tappeti d'oro. Dobbiamo fare il contrario. Gli svizzeri vengono a aprire qua, non noi là. Bene, defiscalizzazione degli investimenti, investi, non ti tasso. Chiusura di Equitalia quando abbiamo la chiusura immediata di Equitalia, dopo che abbiamo riformato le leggi fiscali, ovviamente.
sconti contributivi per assunzione di giovani sotto i 35 anni, contributi. Mia figlia ha aperto una partita IVA, è laureata col master, insegna al doposcuola, ha aperto una piccola doposcuola, è sempre lì a fare IMSS, contributi. E i contributi sono i 10 miliardi, sono quei giovani che pagano i contributi fino a 4-5 anni, poi non hanno la forza, mollano il lavoro, non hanno la forza singolarmente di versarli privatamente e rimangono lì all'IMSS. Sono i silenti, contributi silenti, 10 miliardi di euro che ha l'IMSS di giovani che hanno lasciato perché non ce l'hanno fatta, 10 miliardi di euro che non sono soldi loro, si chiamano silenti, i contributi silenti. E allora hanno chiesto, ma scusate, non sono mica soldi vostri, e Mastra Pasqua, il presidente dell'IMSS, ha detto, ma se dovessimo darli indietro chiuderemmo. Ma che cos'è? Un altro vostro conterraneo che voi fate finta, ma qui c'è nato un altro qua, eh? Il commercialista, eh? Tremonti aveva, si era inventato invece i conti correnti dormienti. Non erano silenti, dormivano. E allora ci chiamano ancora dall'Australia, i nostri vecchi che sono andati là, che avevano magari un libretto, che non hanno movimentato per 10 anni, erano dormienti e se li sono presi. Questo è il nostro Stato. Io voglio vivere in uno Stato che mi protegga, che lo sento vicino, non che mi porti via le cose se mi dimentico. Io voglio uno Stato e lo Stato lo dobbiamo fare noi cittadini, mandare via questa gentaglia che ci ha spolpato la vita. Basta! Io voglio uno Stato. Voglio uno Stato che si riprenda la scuola pubblica, che si riprenda la sanità pubblica, che si riprenda l'acqua pubblica, che si riprenda le concessionarie stradali invece di darli ai Benetton a 1.300.000.000 di euro. Voglio la dorsale della Telecom, la dorsale della Telecom, perché siamo 28esimi in download, l'ho già detto. Lo ripeto. Scusa, ma Obama l'ho detto? E allora perché mi interrompi? Salva, per favore. Va bene, allora, 3 giorni fa Obama ha detto 2 cose meravigliose. Ha detto super wifi libero e gratuito in tutti gli Stati Uniti in 2 anni. È una nostra stella, siamo partiti da lì noi. Noi vogliamo l'accesso a internet, l'accesso alla conoscenza per diritto di nascita, libero e gratuito, anzi con 1 mega di velocità. Perché la conoscenza deve essere sancita dalla Costituzione. Metteremo dentro anche questo nella Costituzione. Eliminazione dell'IRAP. Una tassa estorsiva. Più hai costi, più assumi, più ti tassano. Cioè, l'Austria non può capire, la Spagna, non possono capire gli altri paesi. Defiscalizzazione dei redditi nei primi 2 anni di vita dell'impresa. E poi collaborazione tra istituti, università e imprese, con stage ad hoc nel corso degli studi. Le università e le imprese dentro le università che collaborano con gli studenti, con gli universitari, per creare nuovi posti di lavoro. È fantastico. Sono cose semplici, di buon senso, perché noi abbiamo perso il senso dell'orientamento in questo paese. Non c'è lo Stato, c'è la burocrazia che ha sostituito la democrazia. Abbiamo la macchina della giustizia bloccata. Abbiamo 9 milioni di processi, 9 milioni, la Gran Bretagna ne ha 300.000. Abbiamo un tempo di decorrenza per riscuotere un credito di 1.210 giorni contro la Germania che ne ha 310. Non ce la fai entrare lì dentro, nei processi. Abbiamo un terzo di tutti gli avvocati d'Europa sono in Italia, 240.000 aumentano ogni anno di 15.000. Non si riesce a capire questa macchina della giustizia che entri in un tribunale e hai paura solo a guardare. Io sono stato 2 volte in Cassazione, ma io ho paura di questa gente qua, solo a vederli, quelli della Cassazione con gli ermellini vivi. Io come nei papi con i cardinali. Io ho 86 processi penali, 86, 22 più del nano, e il nano va in televisione a fare la vittima. Non è un cazzo quello lì. Io sono 86. Allora, e allora, è bellissimo. E vedi, allora quando vedi la giustizia da quella parte lì, vedi che la macchina non funziona. Vai nei tribunali, hanno i faldoni, non si riesce neanche a digitalizzare, a rendere efficace la macchina, veloce.
Basterebbero due o tre ingegneri di questi informatici, li facciamo tutti i tribunali digitalizzati, in open source, tutte le funzioni comunali, provinciali, regionali, statali, in open source senza pagare diritti d'autore. Ecco dove prendi i soldi. Sveltire questa macchina, devi cambiare questa gente qua. Sono andato in un processo a Torino, sono stato denunciato penalmente perché sono entrato in una baita per andare a salutare dei notav, no? E l'accusa penale che mi è arrivata è rottura di sigillo già portato via dal vento. E il mio avvocato ha detto: questa qua non ce la faccio, se n'è andato. E sono dovuto andare a Torino, eravamo in 20 con 20 avvocati. Quanto è costato questo processo qua? Per il sigillo già portato via dal vento. Io ho detto: ma scusi, ma se la prenda col vento, ma cosa vuole? Ma no, eravamo lì, è entrata la corte in piedi, entra la corte, seduti, e c'è la corte in piedi. Ho detto: avevo già paura così. Ho detto: mi dia 5 anni e mi mandi via. Non ce la faccio. Ma non bastava uno in giacca e cravatta che mi venisse lì e mi diceva: quant'è il sigillo? 50 euro. Dammi 50 e vai a fare in culo. Vai. 20 avvocati, 2 udienze, tutti a Torino. Questa è la macchina della giustizia. Oggi con le prescrizioni, con i processi che durano mediamente 7 anni, 8 anni, non vai da nessuna parte. È sempre una giustizia che protegge il delinquente e penalizza la persona per bene. E questo bisogna avere la forza di dirlo. Dobbiamo cambiare tutto, la scuola, la sanità. I medici entrano in sciopero, cazzo, in sciopero i ginecologi, e credevo fosse impossibile. Invece anche loro hanno problemi, devono farsi assicurazioni, sono denunciati, sono sotto stress, premi assicurativi, fuori i pronto soccorsi ci sono gli avvocati, hanno paura e quindi fanno diagnosi, moriamo di diagnosi. Metà di tutte le TAC sono inutili, metà delle risonanze magnetiche sono inutili, esame del sangue, hai bisogno dell'emoglobina o dei globuli bianchi, ti fanno fare 20 analisi, è tutto così, i parti, non, nessuno parte più in modo naturale, non fa più parto nessuno, così cazzo, perché costano 600 euro i parti naturali, sono tutti tagli cesari, operazioni, ma allora... Allora vai nei pronto soccorsi tutti coi lettini fuori e poi vedi che il medico di famiglia guadagna più del chirurgo dell'ospedale. Ma che cazzo di sistema è? Ma metti il medico di famiglia dentro i pronto soccorsi che si prende i casi meno gravi. E allora la salute non è la sanità, la salute non è aprire ospedali come in Lombardia, la salute è un'altra cosa. La salute dipende dal tuo stato sociale, più penalizzi la gente, più si abbassa il tenore della vita, più si ammala la gente. E allora è questo, dove risparmi lì o spendi in sanità? Stare in salute vuol dire avere l'informazione giusta, andare su internet, vedere se ci sono code, le code che sono la benzina delle cliniche private. Allora bisogna avere le informazioni giuste, perché se non hai le informazioni giuste, muori in un angolo. E allora che cos'è? Allora è prevenire, è il tuo ambiente la salute, è il tuo ambiente, e fai rigassificatori, inceneritori, discariche, mandi nell'aria merda e inquini l'aria, il cibo, l'acqua, metti fertilizzanti chimici nel cibo, è questo, dove dobbiamo spendere i soldi, non negli ospedali. Ora mi calmo. Bene. Abbiamo bisogno di una visione, poi me ne vado. Una visione a 2 generazioni, non a 2 legislature. Non ci interessa andare a prenderci il 20% e sostituire il 20% di questa gentaglia qua. Questo è un movimento di civiltà. Passare dal petrolio alle rinnovabili in 20 anni. Diminuire l'energia da 6 kW a 2 kW. Diminuire da 40 tonnellate di materiale a 20 tonnellate pro capita a testa. Diminuire le ore di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore settimanali. Ci metteremo 20 anni, cominciamo adesso. Ecco cos'è il movimento. È una prospettiva. Avanti, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Non voglio più sentir parlare questa gente qua che parla di spread, parla di cosa. Arriva padre Merrill, che è Monti, arriva qua, parla, dice la pensione a 70 anni. La pensione a 70 anni, ma che ci vada lui in pensione a 70 anni? La pensione a 60, punto e basta. I soldi dove li prendiamo? Dove li prendiamo? Ci sono 100.000 persone che ci costano 13 miliardi perché hanno una pensione che va da 10.000 euro al mese